Alle 4 di questa mattina è partito il primo carico di generi di prima necessità per le zone colpite dal sisma, raccolti in poche ore nel centro della protezione civile al Codma di Rosciano, al quale sono arrivate anche quelli raccolti dai ragazzi della Curva e i Panthers al bar Polvere di Caffè, da dove ieri il camion della protezione civile ha fatto la spola ben 4 volte. È triste dire che sta andando meravigliosamente bene, perché non avremmo voluto farlo per un'evenienza simile. Però c'è stata una risposta stupenda. I ragazzi della Curva, gli Ultras in particolare, ieri mattina hanno messo in moto una macchina da guerra che è iniziata attorno alle 11, finita questa notte a mezzanotte, ripresa alle 9 di stamattina e ancora andremo avanti fino oggi alle 2. Generi di sussistenza, abbigliamento, cibo per celiaci, alimenti di vario genere, coperte. È arrivato di tutto e tanto anche. La risposta dei fanesi è stata talmente generosa che nella giornata di oggi è stato chiesto a chiunque di non portare più nulla, non perché non serva, ma per problemi di smistamento e di stoccaggio. Tanto grande il cuore dei fanesi che gli oltre 15 volontari per volta che da ieri nei locali della protezione civile stanno incessantemente lavorando non riescono a contenerlo. Signora, ha portato una particolarità di alimento che comunque insomma serve, quella senza glutine. Sì, senza glutine, gli assorbenti, i pannolini. Avete insomma a casa o li ha comprati? Insomma. Li abbiamo comprati, sì. A casa no, non abbiamo questo problema. La roba in casa ce n'è che troppa, che sì. Tanto non la adoperi. Nuova. Abbigliamento, cosa ha portato? Abbigliamento e un paio di scarpone. Ho portato degli scatoloni vuoti perché possono sempre servire. Tutto fa brodo? Tutto fa brodo, insomma, questi sono utili, dai. Per stoccare sì. Materiale. Sì. Cosa ha pensato di portare per queste persone? Qualcosina di cui loro possono avere bisogno. Voi ci ho sentito avere bisogno di qualcosa senza glutine, sì. Alimenti senza glutine, un po' di vestiti, qualche coperta, insomma qualcosina che forse a noi può essere anche di troppo, però per loro è fondamentale. In questi momenti insomma si tutto fa, serve. Tutto serve. Tutto serve. La raccomandazione è quella che chiunque, mosso da generosità, voglia dare un contributo personale per queste popolazioni, utilizzi canali ufficiali come Protezione Civile e Caritas, in modo da non disperdere in mille rivoli il fiume della solidarietà.